Ciao amici, sapete che si fa oggi? Qualche test per vedere se effettivamente entra in funzione il failsafe. Quindi mi allontanerò un pochino e vediamo un attimo quello che accade. Cercherò di farlo nel prato, come vedete c'è un bel prato grande, mi terrò ad un'altezza di sicurezza in modo che se dovesse cadere il drone perlomeno non si rompe. E vediamo un po' quello che accadrà. Intanto lo facciamo partire in modo che prenda i satelliti, ci vorrà un pochino. Ho impostato il GPS Rescue a 8 satelliti, quindi dobbiamo attendere un po'. LED rosso lampeggiante significa che sta in attesa di prendere i satelliti. Rosso qui significa GPS Rescue che non è attivato, ovviamente la batteria. Stacchiamo. Sta andando, ragazzi. Eccolo! È in arrivo! Non è andato proprio come doveva, si trova lì, guardatelo. Non è atterrato proprio dove avrebbe dovuto, ma è atterrato. In questa sezione del video vi faccio vedere quali sono i parametri che ho utilizzato sia per il failsafe che per GPS Rescue. Inoltre, setto anche i punti per il throttle dopo averli visti tramite un video e è molto importante che vengano settati accuratamente per poi avere una buona riuscita del GPS Rescue. Inoltre provo ad abbassare anche un pochino la velocità di rientro perché l'ho notata eccessiva. Vedremo in un prossimo video come andrà e se effettivamente sono quelli giusti. E si riparte per un ulteriore test. Andrà meglio questa volta? Mi allontano, mi devo allontanare di almeno 30 metri, 40 metri. Lo tengo basso, capito? Allora, stacco, pronti? Via. Riprendilo mentre lui sale in aria. Lo vedi? Lo vedi, vero? Sta arrivando qua. È caduto male però. Molto male.
Alla fine, ragazzi, si è fatto buio per fare prove su prove con questo GPS Rescue. Devo dire grazie a Giacomo Iozzelli, che insomma mi ha fatto venire voglia di provare e di riprovare. Io sono abituato ad ArduPilot, sono abituato abbastanza bene con ArduPilot, devo dire la verità. Con Betaflight c'è ancora tanto da fare sul GPS Rescue ed in effetti i programmatori ci stanno lavorando incessantemente, perché ho visto che proprio in questi giorni è uscita una nuova patch proprio per rendere un pochino più smooth la discesa del drone. Infatti vi sarete accorti che scende molto velocemente, me ne sono accorto io visto che il mio drone si è arrotolato a terra. Per il momento vi consiglio, nel caso in cui doveste avere una situazione del genere, di riprendere in mano il volo del drone nel momento in cui lo rivedete vicino. È chiaro che io non avevo più i goggles, avendo staccato l'alimentazione, e quindi non ho fatto questo test, non so se effettivamente con il radiocomando senza goggles riuscivo a riprenderlo. E nulla, che altro dirvi, ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!